siamo noi, meteorologici, soci onorari, gruppo dei fuochisti anonimi, l'intelligenza, le mie che domande facili e total gnoc. Cercasi il grasso per fare i ciccioli, comunque vada i bambini, si piesna l'umane, ma mi ami già in fumana, c'è cuccio in fila indiana, per tutti un pezzo e basta, che gioia, la fonda tutta canta, paraona inciampa e nel paiolo casca, la paraona smania, paraona smania, la bocca nuda balla, paraona smania. Vai, streca! Vai, Teo, streca! Dai, Matte! Guarda se c'è della legna, sotto! Dai! No, no, l'abbiamo acceso per vedere se la linea bruciava oggi. Io brucia la fonda che viene dentro. Vai. quest'anno probabilmente saremo noi vincitori. Uno gocce d'oro in frost in mezzo è finita nera, e inizia un'altra. I cannoni dal capo di Roberto.
sarebbe anche il tempo di fare la pipì. I nostri campioni stanno tirando fuori il grasso trasformato in ciccio. È una salita ripida verso la vittoria. Il dosaggio del sale nitro è fatto a mano come nelle migliori tradizioni. Vai, falli saltare! Falli saltare! E vai col secondo strato, è fatto! Appoggio da loro, Roberto! Un momento storico! Primo paiolo della competizione! Stiamo preparando l'ultima forma! Che di solito è sempre la migliore! Dosiamo bene di non consumare il grasso! E si trasformerà in stritto! C'è la parola qua, eh. E anche l'ultimo strato è stato fatto. E si parte con la strittatura. L'allenamento è molto importante, ragazzi. Momento di sostanze. Si perde sempre l'arparella di solito. E questo Rocky. Sei sulla montagna, Mirko. Stai pensando a Drago. Vai, non fa male. Non fa male. È tuo. Sì. Guardate quanto esce, non esce grasso, è perfetta questa cottura, ragazzi, non sta uscendo grasso, è il momento della verità. Un applauso perché ragazzi ce l'hanno fatta. Oddio, Adriano, basta, falla vedere al pubblico. Era il momento giusto. Questa per la giuria. Forza Rocky. Quando sono venute i cicci con più passione.
Hai la faccia sudata. Sul bestie. Quando non sono venuto i ciccioli non sapevo cosa mi aspettavo. Quando sono arrivato a San Martin, io sbaglio strada tre volte e io c'entro in una rotonda. Ho visto molta gente che friggeva ed io non sapevo neanche quale fosse la mia piazzola. Che simpaticando il vigile al mi ha fatto una risetta perché io parcheggio il camion 6 insieme alla foca in piazza. Poi ho capito che mi dovevo concentrare sul mio lavoro. Dopo io capì che la pasta sotto era zevda e che era me che fosse andata a maniera da Casali, che a ferda maniera nel suo mister. Ma durante la giornata ho visto cambiare le cose, cioè gli altri norcini mi incoraggiavano ed io ho aiutato loro, queste gran brave persone. In coppa per colpa della sultessa della cop a me tu che andare a scargare dre dalla piazzola di nostri svinati dal gran brevi persone. In piazza eravamo in tanti a batterci per fare la performance migliore, ma penso che sia meglio fare i ciccioli che vedere tristi milioni di persone. In piazza a ghera una posta fred che secondo me stana som senza sarabighi, ma le mei ex che vedri morti in la strinadora. Però quello che sto cercando di dire è che se io posso vincere... Ma colca io da dire le che se me bisogna che faga una doccia... E voi potete tifare... E anche Wetter a Pusset Fred... Tutto il mondo ce la può fare! Tutti in la futtana a farsi un bagno! Ragazzi, una splendida giornata. Quello che importa è essere contenti di quello che si è fatto e soprattutto che i propri figli siano orgogliosi di noi stessi. E adesso vi do la buonanotte. Buonanotte.